No, in realtà il discorso sull'ordine del giorno l'ha illustrato prima il collega De Vito. Io a questo punto prendo spunto, grazie collega Onorato, se mi fai parlare te ne sono grata. Prendo spunto invece dalle dichiarazioni dell'assessore Caudo che mi sono sembrate molto importanti perché vorrei a tal fine fare una piccola notazione. Mi rifaccio esattamente al programma Roma e Vita che la maggioranza, nonché il sindaco appena uscito Marino, dovrebbero e dovreste conoscere molto bene perché è il programma sulla base del quale siete stati eletti. Cito testualmente, anzi leggo da pagina 41, dove si parla di urbanistica e urbanizzazione. Cambiare rotta è indispensabile e urgente. Per farlo occorre arrestare l'espansione e prendersi cura del territorio e della città esistente. Roma ora deve ricominciare a prendersi cura del proprio territorio. Questa crescita senza fine e senza qualità è un danno per il paesaggio, per l'ambiente e la città e non reca alcun vantaggio duraturo né per i suoi abitanti né per le imprese. Quindi voglio dire, un'idea ce l'avevate. Le città europee sono da anni impegnate nel mettere in campo modelli di sviluppo urbano alternativi a quelli della continua espansione e del consumo di suolo. Caspita, l'avete detto, eh? A Roma invece le espansioni rappresentano ancora all'incirca l'80% delle potenzialità, la giunta Alemanno ha utilizzato l'espansione urbanistica solo come moneta, continuando a consumare suolo. Un modello fallimentare, l'avete detto proprio espressamente, i cittadini vi hanno votato su questo, ve lo volevo ricordare, un modello fallimentare, tutto orientato all'offerta e distante dai bisogni reali della città, che è stata trasformata in una sorta di sottoprodotto del mercato finanziario. Potrei continuare perché comunque il programma è molto lungo, immagino che lo conosciate molto bene. Quello che vorrei farvi notare è che voi siete stati votati su un programma che sostanzialmente prevedeva lo stop al consumo di suolo, adesso lo state consumando e dite che le densificazioni vanno bene perché sono piccoline, perché se erano densificazioni grandi non andavano bene, invece se sono tante piccoline che fanno una densificazione grande, vanno bene lo stesso, quindi avete del tutto cambiato idea. I cittadini questo non so se se ne rendono conto, se l'avessero saputo forse avrebbero fatto una scelta diversa in cabina elettorale. Vi farei notare anche comunque che piuttosto che edificare ancora, e anche se l'assessore ci rassicura sul fatto che queste nuove edificazioni hanno una finalità sociale. Io mi preoccuperei di valorizzare o anzi di curare, capire che cosa c'è, curare e rigenerare il patrimonio esistente invece di svenderlo, perché di svendita si tratta, non si sa a chi e non si sa a che prezzi. Quindi vi prego per favore di riflettere su quello che state votando, perché oltre a essere uno scempio è contrario a quello che avete detto in campagna elettorale ed è contrario a quello che vi siete impegnati a fare. Grazie.